Una giornata sulla navigabilità, ma soprattutto sulle opportunità di promozione del territorio. Come amministrazione comunale noi crediamo molto non solo sulla navigabilità, ma in genere sulla mobilità sostenibile. Questo riteniamo sia una caratterizzazione del nostro territorio, ma un'opportunità di sviluppo economico, di sviluppo culturale e soprattutto un contributo fondamentale anche alla qualità della vita dei residenti. Sono un po' queste le chiavi. A Rovigo, ma in genere Polesine, stare bene, avere un stare bene che sia anche motore di sviluppo economico. In questo noi veramente crediamo e questo appuntamento lo ospitiamo volentieri perché credo vada in questa direzione. La provincia già dal mio arrivo ha iniziato a fare tutta una serie di considerazioni rispetto alla navigabilità fluviale che poi si è concretizzata in questo ultimo periodo con risultati molto soddisfacenti, tant'è che abbiamo iniziato già tutta una serie di percorsi che partono sostanzialmente da Fratta per poi andare lungo il Canal Bianco per la parte alta e per la parte bassa per arrivare fino ad Adria. Sia la dottoressa Rosito sia il sottoscritto ci abbiamo creduto molto su questa iniziativa e vedo che si sta concretizzando positivamente. Io sono fiducioso, ottimista e sicuramente otterremo anche un successo su questa questione. Sono stato invitato a questo convegno importante sulla questione dello slow tourism, del turismo lento del Delta del Po. Abbiamo una grandissima risorsa naturale che ci ha dato il buon Dio. Abbiamo il dovere di metterla a frutto, di metterla a servizio degli ospiti che abbiamo sia locali che esteri. Purtroppo non riusciamo a farlo perché non siamo consapevoli del grande valore della nostra risorsa. La conosciamo ma non l'abbiamo ancora messa a frutto. Potremmo fare mille discorsi teorici. In pratica c'è chi l'ha fatto, si chiama Camargue. Con le sole houseboat muovono 100 milioni di euro di fatturato, di economia, lavoro, socialità. Questo è il nostro obiettivo, deve essere questo, vedremo se in futuro ne saremo capaci. Buongiorno a tutti, è un onore essere qui a un convegno così importante in cui si parla di mobilità sostenibile, turismo e cultura. La provincia di Ferrara ha un'esperienza importante in questo senso e la volontà è quella di confrontarci oggi con gli altri operatori e le altre istituzioni che hanno le stesse motivazioni e gli stessi obiettivi. È proprio importante questo benchmarking, questo continuo confronto proprio perché le buone pratiche devono essere diffuse, ci sono tante esperienze, il futuro del nostro paese probabilmente si gioca sulla Green New Economy, qualcosa che davvero potrà dare un senso innovativo al futuro del turismo, della cultura, dell'attrattività, ma soprattutto al miglioramento del nostro patrimonio ambientale, artistico e culturale. Quindi grazie ancora per questa possibilità di confronto e un buon lavoro a tutti i membri e i relatori di questo convegno importante. La giornata di oggi è importante, come Assonautica ci promettiamo di affermare un concetto che per noi è fondamentale, quello di riconoscere le vie d'acqua come vie di comunicazione, come vie di congiungimento tra entità importanti, tra paesi, città, realtà naturalistiche, ovvero realtà logistiche, per cui la navigazione deve diventare un concetto che nella popolazione deve essere chiaro e deve essere presente, altrimenti noi conosciamo solo i canali come importanti, come la bonifica, come per l'agricoltura. Questo concetto della comunicazione dell'autostrada dell'acqua deve essere un elemento che per la Assonautica è fondamentale e puntiamo con queste iniziative ad affermarlo anche diffusamente. Sono stato molto onorato di essere qui in rappresentanza della Assonautica di Ferrara, associazione che si propone lo sviluppo del turismo nautico in particolare. E sono qui ad illustrare praticamente quelle che possono essere le sinergie sviluppabili tra l'idrovia veneta e necessariamente quella ferrarese che è confinante, per cui non è ipotizzabile che vi siano delle iniziative isolate su una riva sulla riva destra e sulla riva sinistra del Po. Assolutamente è necessario
diffondere queste iniziative in modo da avere un effetto moltiplicatore assolutamente indispensabile. Sono grato all'Associazione Motonautica di Rovigo, alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per questo invito. Oggi sono stato invitato, parlerò di qualche novità che riguarda la navigazione fluviale turistica che fa capo a Mantova e alla Lombardia. Sono rappresentante della provincia di Mantova, per Regione Lombardia gestiamo il porto e ci occupiamo di tutto quello che è la navigazione fluviale. Come noto, Mantova è il terminal dell'idrovia Fissero-Tartaro, abbiamo molti motivi di connessione con l'area rodigina, con quella veneziana e con quella del Delta e stiamo progettando molte infrastrutture che riguardano non solo la navigazione commerciale ma anche quella turistica, con una grande ambizione di collegare addirittura Mantova attraverso il Mincio e canali derivati fino al lago di Garda. Questo significa un grande vantaggio per l'area mantovana che è mediana e grande al sistema idroviario padano-veneto, ma soprattutto a cascata con tutti quelli che ricadono in fregio ai canali navigabili come il Fissero, le Lagune fino a Venezia. Ci auguriamo tutti che questo sia buon auspicio per tutti i fondi che stanno arrivando all'Unione Europea e che attraverso queste opportunità costituite dall'acqua troviamo le energie, le risorse e il coordinamento per fare dell'acqua un nuovo asset di ricostruzione del nostro assetto politico. E intanto desidero ringraziare nella qualità di presidente dell'Associazione Italiana di Diritto della Navigazione Interna il presidente Alba Rosito per questo invito ad un convegno oggettivamente molto interessante come quello di stamattina e nel mio breve intervento cercherò di illustrare le forme giuridiche attraverso le quali l'attività di impresa consente a chi non ha una barca di proprietà di poter navigare a scopo turistico ricreativo sulle acque interne e mi soffermerò in particolare sulle forme giuridiche della locazione e del noleggio, facendo poi un focus sulla natura giuridica dei pacchetti turistici sui fiumi. Siamo qui ancora una volta a parlare dell'incontro tra due mezzi di spostarsi turistici innovativi in qualche modo, che sono la bici e la barca. Ormai è più di un anno che stiamo lavorando in questa direzione per un territorio come il Polesine, che ha delle potenzialità importanti dal punto di vista della navigazione interna. Stiamo parlando chiaramente dell'asta del Canal Bianco e dal punto di vista anche della bicicletta, del cicloturismo, dell'esplorazione turistica. Questo incontro si sta rivelando molto fruttuoso. Noi ci auguriamo che questo continuo parlarne possa diventare d'ora in poi uno strumento sistemico per il turismo territoriale e questo sicuramente è un altro passo avanti, anche perché nella giornata di oggi sarà un bel confronto tra tante altre realtà che in Italia lavorano sulla stessa direzione. Quindi arricchiremo questo piatto in modo tale da arrivare a poterlo rendere il territorio polesano attrattivo nella sua totalità per un turismo naturalistico e lento. Fiume di Mezzo, un progetto che coinvolge sia aziende private e sia amministrazioni pubbliche. Vogliamo portare nel territorio del Polesine il turista, che non deve essere per forza il turista americano, ma noi vogliamo il turista autoctono, quello di Pontecchio, quello di Rovigo, quello di Borsea. Vogliamo portare veramente a vedere il nostro territorio in barca e in bicicletta. Delta Tour, cacciatori marino navigazione e acqua sono gli stakeholder privati del progetto, ma la provincia di Rovigo e tutta il collegiale dei sindaci di tutto il territorio ci stanno aiutando per portare avanti questa bellissima iniziativa. Grazie fin d'ora a tutti.